Allora, intanto oggi mi faccio qui portavoce di un gruppo di lavoro che lavora sulla prevenzione, in modo particolare l'aiuto grosso che in questo periodo sta dando Maria Corvese al lavoro di prevenzione nel settore dipendenze patologiche, che oggi non è potuta essere presente. Il titolo che ci è stato dato come suggestione era prevenzione. Allora, voi provate a capire di che cosa si può parlare rispetto alla prevenzione, perché in realtà da quando abbiamo iniziato a parlare oggi, tutte le relazioni che sono state presentate e anche i titoli delle relazioni successive, in realtà in un qualche modo danno uno sguardo alla prevenzione. Quindi, come dico sempre io, innanzitutto se ci mettiamo gli occhiali della prevenzione e della promozione della salute, abbiamo uno sguardo nel lavoro che noi facciamo, in quello che noi sosteniamo, che in realtà ci dà una guida rispetto a questo. Riusciamo? Sì. O vai avanti? Cosa vuoi, ok? Quindi, lo sguardo che noi abbiamo. Come servizi dipendenza abbiamo diversi mandati e sicuramente il mandato della prevenzione, della promozione della salute è uno dei mandati che noi abbiamo e che dobbiamo avere come estremamente chiari. Questo, vai pure avanti, parto con una domanda: quale prevenzione? Ed è una domanda estremamente suggestiva, perché che cosa intendiamo per prevenzione, cosa vogliamo? Questo, una definizione di quello che è prevenzione e promozione della salute, è molto, come dire, didattica: azione diretta di impedire il verificarsi e il diffondersi di fatti non desiderati o dannosi, processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e migliorarla. In quest'ottica l'idea di prevenzione ha un'idea di promozione della salute a che fare con quelli che vengono definiti gli stili di vita. Ora, noi sappiamo che nel nostro lavoro grandissimo impegno è legato e dato anche a tutto il lavoro che noi dobbiamo fare per aiutare la persona ad adottare dei comportamenti completamente diversi. Però abbiamo un grandissimo impegno, un grandissimo lavoro invece nel fare in modo che le persone, i cittadini e la comunità non inizino ad adottare certi tipi di comportamento rischiosi e di conseguenza evitano poi lo strutturarsi di altre tipi di problematiche. Quindi, altre domande. In realtà a stare nella settimana della salute mentale è estremamente suggestivo, perché in realtà facciamo un pieno, mi viene da dire, di riflessioni, sia a partire dal lunedì, ho visto il professor Rose che ha dato delle riflessioni importanti, a partire da ieri, e sempre ieri, insomma, nel convegno sull'identità si diceva, come diceva Gregory Bateson in passato, è sempre importante farsi delle buone domande piuttosto che darsi delle risposte. Quindi altre domande: che cosa intendiamo per prevenzione, a chi rivolgere le azioni di prevenzione, ma soprattutto chi coinvolgere. Questi sono gli stimoli che poi mi piacerebbe nel gruppo andare poi ad esplodere in un qualche modo. Ecco, i progetti di prevenzione devono tener conto di quelli che sono questi aspetti che vengono definiti. Allora, innanzitutto la complessità del fenomeno rispetto al rischio e ai comportamenti a rischio che noi andiamo ad affrontare. Questo è un aspetto che dobbiamo sempre tenere in considerazione. La multifattorialità del fenomeno non è mai una singola azione, ma sono più azioni, c'è un contesto, c'è una comunità, e questo lo abbiamo visto anche nelle relazioni precedenti. Le evidenze scientifiche, e qui è un aspetto un po' particolare, perché uno dei temi, quando trattiamo di prevenzione, che sono un po' più spinosi, è la valutazione di esito, cioè quanto sono efficaci i programmi di prevenzione che noi sviluppiamo. A volte questa efficacia la vediamo del tempo, e a volte questa, oppure non la vediamo, la vediamo a distanza di altro tempo. Allora, a livello nazionale ed internazionale, purtroppo l'evidence based è in realtà un tema ancora totalmente e assolutamente importante da trattare. L'importanza di un progetto di prevenzione è, come diceva prima sia il dottor Starace ma anche Franca Francia,
dobbiamo inquadrarlo come un fenomeno nel contesto di sanità pubblica. Quindi un programma di prevenzione ha degli elementi di efficacia sulla popolazione, sulla cittadinanza, ma attiene anche alla salute pubblica e dell'intera comunità. L'altro aspetto è la consapevolezza che non esiste un intervento risolutore. Un progetto di prevenzione deve pensare di tenere dentro di sé una complessità di fattori estremamente importante. La promozione del lavoro di rete. Qui mi piacerebbe adesso avere la slide che vi ha presentato prima il dottor Starace, quella tutta bella colorata con tutti i servizi coinvolti, perché in realtà un progetto di prevenzione deve assolutamente tener conto di un lavoro di rete integrato. Noi come operatori dei servizi dipendenze siamo, tra virgolette mi viene da dire, fortunati nel senso che siamo abituati a fare questo tipo di lavoro e abbiamo già un'ottica e una cultura e uno sguardo che ci consente di lavorare in rete, che anche, e questo appartiene anche al servizio di psicologia come servizio trasversale, questo è un elemento estremamente importante, perché dobbiamo uscire dal superamento di lavorare solo all'interno di un piccolo servizio, ma incominciare a pensare a dei progetti più ampi. Promozione della coprogettazione, che ha a che fare col lavoro del progetto di rete degli interventi. La condivisione di un linguaggio comune. Quando noi pensiamo dei progetti di prevenzione che andiamo a mettere in atto, dobbiamo essere consapevoli che noi lavoriamo, collaboriamo e mettiamo in atto delle cose con dei servizi diversi, degli enti diversi, associazioni differenti. A volte in alcuni progetti di prevenzione sono coinvolti anche i cittadini, quindi dobbiamo tener conto di questi aspetti e non dobbiamo dare per scontato, perché quando ci troviamo a lavorare in questi aspetti ognuno di noi porta quello che è il suo punto di vista, ma anche quelle che sono le sue credenze, quello che è il suo modo di essere, e se non trovo uno spazio di condivisione di base rispetto a questi aspetti, voi capite che il rischio del fallimento, il rischio di avere una visione parzializzata di un progetto è enorme. La possibilità di creare momenti di riflessione tra gli attori coinvolti per dare un senso e un significato alla progettazione di intervento che tenga conto del territorio. Ogni progetto di prevenzione che noi andiamo a sviluppare e a pensare deve tener conto del territorio. Può esistere un'omogeneità di alcuni interventi, però gli interventi che noi proponiamo, penso agli interventi delle scuole, devono tenere conto anche della realtà territoriale, distrettuale in cui ci troviamo. Prima è stata presentata a livello regionale, insomma, la differenza con Piacenza, ad esempio, rispetto ai non residenti, insomma, questa realtà territoriale. Pensiamo ai nostri distretti e invece alle differenze che noi abbiamo. Territorio, sue specificità come cornice di riferimento di ogni iniziativa progettata, e infine una parola che a me piace tanto utilizzare, l'idea della contaminazione dei saperi, perché tutta questa progettazione deve arrivare, questa condivisione di sguardi deve poi arrivare ad avere appunto una contaminazione tra i saperi l'uno dell'altro. Quale modello di prevenzione? Li avete sentiti nominare, parlare tantissimo. Parliamo di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, parliamo di prevenzione universale, selettiva, indicata. Mi piaceva portare l'attenzione, e voi capite che ogni progetto di prevenzione deve tener conto del livello a cui si rivolge, no? In un qualche modo, se si rivolge a un target specifico di persone, a che livello è la persona a cui svolgo il mio target e la prevenzione? Prima si parlava delle unità di strada, anche l'unità di strada è prevenzione, ma il livello in cui viene rivolto l'intervento è un livello molto intervento da una prevenzione universale che in qualche modo può riguardare tutti i cittadini e quant'altro. Volevo portare la vostra attenzione e anche stimolo per il gruppo su questa ulteriore differenziazione, cioè una prevenzione a livello di contesto, quella che viene definita la prevenzione strutturale. Questo è un aspetto molto importante, perché nelle ultime ricerche scientifiche, evidenze scientifiche, ci dicono che gli interventi di prevenzione hanno un senso e un significato e riusciamo a raggiungere un'efficacia dell'intervento se vengono affiancati anche ad un livello di prevenzione strutturale, cioè un livello di prevenzione in cui è l'ambiente che viene modificato in qualche modo.
Ne abbiamo un esempio sul fumo, rispetto all'idea di non vendere sigarette ai 18 anni piuttosto che gli alcolici. Sul gioco d'azzardo sono le ultime che stanno venendo fuori, rispetto al non fare in modo che i ragazzi giocano sotto la maggiore età, il gioco non è legale fino a 18 anni, nel campagna pubblicitaria sappiamo tanto, ma altri interventi di prevenzione estremamente importanti, come se penso al gioco, la regione lo metterà in atto a partire dal 2022, tutto l'aspetto delle distanze, della chiusura dei luoghi, eccetera. Cioè un intervento di prevenzione efficace deve anche tenere conto di questi aspetti. Vai avanti. Ecco, qualche tipologia prevalente: iniziative a carattere educativo informativo, campagne informative di sensibilizzazione, utilizzando dei target specifici, l'età, il genere, il livello di gioco d'azzardo, programmi di prevenzione nel contesto scolastico, questo è un aspetto importante ed è quello su cui volevo portare l'attenzione oggi, formazione e interventi strutturali. Va avanti. Ecco, non partiamo da zero, nel senso che noi abbiamo delle linee e delle direttive a livello nazionale e regionale che ci guidano, quindi in realtà non è che ci inventiamo delle cose, ma abbiamo delle linee. E qui ne ho citati solo tre, ma abbiamo il piano regionale della prevenzione che cita delle cose molto specifiche a vari livelli, il piano adolescenza, il piano regionale gioco d'azzardo, il piano dipendenze, cioè abbiamo tutta una serie di cose con cui noi dobbiamo tenere in considerazione e quindi non partiamo da zero. Nelle dipendenze patologiche, cerco di essere il più veloce possibile, i livelli di prevenzione che noi vediamo sono relativi all'alcol, alle sostanze illegali, al fumo, gioco d'azzardo e new addiction. Mi volevo centrare un po' rispetto al nostro grosso lavoro che viene fatto di prevenzione nel contesto scolastico. Il piano regionale della prevenzione prevede un 7 in 5. Il contesto scolastico è considerato un target di riferimento importante perché la scuola è considerata uno degli ambienti più favorevoli ai programmi di prevenzione, perché è il luogo che unisce per un livello di ciclo di vita abbastanza importante diversi attori, non solo i giovani e di riferimento è riferito, ma anche altri attori della scuola che sono i genitori, le famiglie, che sono gli insegnanti, quindi diventa uno degli ambienti più favorevoli per creare una questione di indicazione di contesto. Per lungo tempo la Regione ci ha dato delle indicazioni rispetto a promuovere dei programmi di prevenzione che contemplassero prevalentemente gli stili di vita e le sostanze legali, quindi alcol e fumo. In realtà noi operatori che siamo all'interno delle scuole diventiamo anche dei sensori estremamente importanti rispetto a quelli che sono i bisogni della scuola e quindi in realtà a forte voce, a seconda dei momenti, gli insegnanti e chi lavora nelle scuole lo sa bene, portano determinate tematiche da tenere in considerazione. Allora, questo diventa un aspetto da cogliere, che la Regione da un certo punto di vista ha colto e recepito, utilizzando un programma che viene definito fra rischio e piacere, in cui far entrare, oltre al tema del fumo, oltre che ha le scuole libere di, scuole libere da, tutto il tema invece legato anche alle sostanze illegali e al discorso del gioco d'azzardo. Questi sono i progetti che abbiamo realizzato nelle scuole superiori, mi concentro su questo ma con l'idea che in realtà dobbiamo, come dire, abbassare anche il livello scuole medie e i piani regionali ce lo stanno sottolineando, quindi una nuova sfida di lavoro estremamente importante. Abbiamo scuole libere da, alcol, fumo, stile di vita. Abbiamo i progetti che abbiamo indicato sulle sostanze illegali, Weed Education, il progetto di prevenzione e consumo di cannabis degli Nipsey Hussey, probabilmente le illusioni del gioco di fortuna, che è il contrasto al gioco d'azzardo, e le azioni del piano GAP. La sottolineatura che volevo fare, e poi finisco, è che l'idea di pensare ad un progetto di prevenzione è un progetto di prevenzione copartecipato, in cui, vi ricordo la slide del dottor Starace prima, tutti gli attori vengono coinvolti e insieme
producono e promuovono questi tipi di progetti. Nel gioco d'azzardo lo stiamo vedendo molto chiaramente rispetto al fatto proprio che nel piano di contrasto al gioco d'azzardo tutto il tema della prevenzione è stato dato appunto agli enti locali in coprogettazione insieme all'ASL. In realtà il lavoro solo all'inizio per tutto, ma soprattutto non è solo l'inizio, è un lavoro in divenire, quindi gli operatori devono pensare che questo lavoro è un lavoro in evoluzione, dobbiamo far tesoro di quello che abbiamo e pensare di andare sempre più avanti. Grazie.